La rarità vittoriana più famosa potrà pure essere un francobollo, il Penny Black, ma è decisamente comune rispetto all'ebro più raro dell'epoca. È probabile che in tutto il mondo non sia rimasta neppure una copia di Le rivelazioni di Glaachi. L'unica edizione stampata fu pubblicata in 9 volumi nel 1865 dalla Matterhorn Press di Highgate a Londra. L'apocrifa edizione di Liverpool non ha nessun collegamento e consiste in un testo inventato per appassionati giocatori di ruolo. La collezione della Matterhorn fu pubblicata per gli abbonati, presumibilmente meno di 200 copie, la maggior parte delle quali si pensa appartenesse a sette o società occulte. Sembra si tratti dell'unica opera pubblicata dalla Matterhorn Press. Il fondatore della casa editrice potrebbe aver avuto dei legami con il Ghost Club della Cambridge University, riportato in auge nel 1862. I 9 volumi sono descritti come riveduti, ordinati e corretti da Percy Smallbeam. Si tratta quasi certamente di uno pseudonimo. Il testo si suppone sia basato sul contenuto di 11 volumi redatti durante un periodo di tempo indefinito dai membri di un'oscura setta fondata a Starfall Water, vicino a Bridchester, nel Gloucestershire. Pur ammettendo che il testo originale fosse di difficile comprensione, non si sa di preciso quanto dell'edizione Matterhorn sia stato riscritto anziché semplicemente riordinato. Ad esempio, lo scrittore di occultismo John Strong sosteneva che Smallbeam avesse omesso l'apostrofo dal nome Glaachi per semplificarne la lettura. Apparentemente il contenuto originale sarebbe stato fornito da un ignoto defezionista della setta di Glaachi, sebbene alcune fonti sostengano che l'uomo responsabile fosse stato incriminato per aver diffuso il materiale. Pare che si sia rivolto al Ghost Club chiedendo aiuto per la pubblicazione, ma che sia stato respinto da membri religiosi dell'associazione. Tra i fondatori c'era E.W. Benson, più tardi arcivescovo di Canterbury, e padre di diversi autori di racconti del sovrannaturale, tra cui E.F. e A.C. Benson. Nella sua Vita del padre, A.C. osserva che egli era più interessato ai fenomeni psichici di quanto gli facesse piacere ammettere, ma non avrebbe mai avuto a che fare con la divulgazione di segreti occulti. Un gonzo che si era rivolto a lui per ricevere aiuto nella pubblicazione di un grimorio o qualcosa del genere venne rapidamente messo alla porta. Alcuni hanno citato questo passo come un accenno al cultista di Bridchester. L'edizione Matterhorn non attrasse particolari commenti all'epoca. Non sarebbe stata notata dal pubblico fino agli anni 20, quando la campagna di Aleister Crowley, l'uomo più malvagio del mondo, da parte del John Bull e del Sunday Express, era all'apice. Una copia dei volumi era stata vista nella biblioteca di Crowley e Crowley li descriveva come un'ispirazione, la fonte di molte segrete verità. Il John Bull procedette ad attaccarlo come il libro più malefico mai pubblicato, mentre l'Express esortava i propri lettori a bruciare ogni copia che fossero riusciti a trovare. Anche se gli attacchi erano in larga parte, se non interamente, speculativi e non mostravano alcuna conoscenza del contenuto dei libri, i giornalisti non esitarono a condannare i titoli di 2 volumi sugli scopi della notte, che fu vituperato in quanto evidenziava l'oscurità di chiunque avesse familiarità con i libri, e in particolare sugli usi dei morti. Come esito di quella campagna, gran parte dell'edizione potrebbe essere stata distrutta. Gli abbonati che erano ancora vivi senza dubbio si sentirono vulnerabili e potrebbero essere stati facilmente influenzati, e pochi o nessuno dei discendenti dei proprietari originali avrebbero desiderato essere collegati ai libri. Da allora nessuna copia è venuta alla luce e la copia in possesso della Bridchester University si trovò tra i volumi distrutti da uno studente alla fine del secolo scorso. Il libro più malefico o una perdita per la letteratura dell'occultismo, come il contenuto della biblioteca di Alessandria, Le rivelazioni di Glaachi, potrebbe essere ormai leggenda. Benvenuti ad un nuovo episodio. Il brano in apertura è tratto da L'ultima rivelazione di Glaachi. Si tratta di un romanzo breve scritto dall'autore inglese Ramsay Campbell nel 2013. La lettura è a cura di Claudio Fiorentini, che conduce Bibliojazz sempre su Radio Svolta.
e BiblioJazz è un programma dedicato ai libri e alla musica jazz. Il brano in apertura parla di un rarissimo libro sull'occulto, un libro maledetto, definito addirittura come il libro più malefico mai pubblicato. Questo elemento, insieme ai riferimenti a sette oscure e al bizzarro nome di Clahi e lo stile del brano in genere, rimandano i lettori ai miti di Cthulhu e al loro celebre creatore Lovecraft. Se qualcuno degli ascoltatori non ha mai sentito parlare di Lovecraft, mi limito qui soltanto a qualche breve cenno, anche perché non basterebbe certo un'ora a parlare di questo fondamentale autore, che è sostanzialmente l'autore horror più importante del secolo scorso e che ha influenzato tutte le generazioni successive con il suo orrore cosmico basato su un tomo maledetto, il Necronomicon, e divinità aliene dai nomi alquanto bizzarri. Ne abbiamo visto un esempio appunto nel titolo del romanzo di Ramsey Campbell, che chiaramente si rifà a Lovecraft, come diremo meglio più avanti. Per chi non conosce quindi Lovecraft e non ha mai letto niente, sicuramente più avanti durante il corso della stagione farò qualche episodio dedicato all'autore americano, e comunque ci sono ottime edizioni sia della Mondadori che della Newton. Fondamentalmente sono raccolte di racconti, perché Lovecraft non si è mai cimentato in romanzi, se non romanzi brevi o racconti lunghi, che dir si voglia. Torniamo a Ramsey Campbell, che in effetti si può ben considerare un erede di Lovecraft, uno dei tanti eredi di Lovecraft, uno dei migliori, senza dubbio. Uno dei primi racconti pubblicati da Campbell nel 1964, con il titolo The Inhabitant of the Lake, l'abitatore del lago, è infatti pesantemente ispirato ai racconti del solitario di Providence. Ma ci troviamo quindi di fronte all'ennesimo imitatore di Lovecraft che attinge all'immaginario orrorifico da lui creato? Beh, c'è da dire che in effetti, fin dai primi anni 30, altri autori avevano preso a scrivere storie legate ai miti di Cthulhu, ampliando il pantheon delle blasfeme e divinità cosmiche create da Lovecraft, e per lo più va detto che erano amici dello stesso. Fra questi vanno citati e ricordati Clark Ashton Smith, fondamentalmente un poeta, Robert Erwin Howard, il creatore di due personaggi celeberrimi, Conan il Barbaro e il puritano Solomon Kane, Auguste Derleth, che una volta morto Lovecraft fondò la Arkham House per pubblicare tutti i suoi racconti, divenendo poi un importante editore nell'ambito horror e weird. E infine, tra gli amici di Lovecraft che scrissero sempre sui miti di Cthulhu, va ricordato Frank Belknap Long, che scrisse poi una biografia su Lovecraft. Le storie dei miti di Cthulhu però si sono allargate molto oltre la cerchia degli amici di Lovecraft, e ben presto sono arrivati molti imitatori attirati dal fascino di queste storie, o semplicemente attirati da qualche possibilità di guadagno facile, visto che per l'appunto le storie sui miti di Cthulhu andavano abbastanza bene su riviste pulp come Weird Tales. Inutile dire che la mondezza si è sprecata per anni, fino ai giorni nostri, con tanti scrittori che hanno vomitato pagine e pagine, convinti che per tirar fuori una buona storia horror bastasse proporre il solito cliché di una divinità immaginaria, di una raccolta di volumi proibiti coperti di ragnatele o di stregoni folli che pronunciano incantesimi per evocare blasfeme e antiche mostruosità, per poi finire puntualmente divorati da esse. Un cliché che poi ha dato vita anche
ha tanta parodia. Ricordiamo la serie La Casa, L'Armata delle Tenebre e quindi la serie TV Ash vs Evil Dead. Negli ultimi 40 anni circa, questo saccheggio delle opere di Lovecraft si è poi esteso anche al mondo ludico e in effetti Ramsey Campbell allude proprio a questo quando dice, sempre nel brano in apertura, che l'apocrifa edizione di Liverpool non ha nessun collegamento con le rivelazioni di Clary e consiste invece in un testo inventato per appassionati giocatori di ruolo. E sì, in effetti il gioco di ruolo e il gioco da tavolo hanno attinto a piene mani, per non dire che hanno saccheggiato tutto il complesso di racconti e di storie che ruotano attorno ai miti di Cthulhu. Ma allora, dopo tutta questa premessa, Ramsey Campbell come si distinguerebbe dalla marmaglia di qui sopra? Bisogna parlare un po' meglio di lui. Ramsey Campbell è nato a Liverpool nel 1946. Suo padre è stato ben poco presente nella sua vita e sua madre, andando avanti con gli anni, gliela rese un inferno a causa di una forma di paranoia e schizofrenia di cui iniziò a soffrire a un certo punto e che peggiorò sempre di più. È una questione che torna in alcune opere di Campbell e che lui affronta apertamente nell'introduzione del suo romanzo del 1983 La faccia che deve morire, un romanzo a tema serial killer. Campbell scoprì Lovecraft in tenera età, a 8 anni, leggendo il racconto Il colore venuto dallo spazio, di cui parlerò in maniera approfondita in un episodio a parte. Da quel giorno Campbell si appassionò ai racconti del solitario di Providence e ne lesse molti nel corso degli anni a seguire. A 16 anni circa poi iniziò a scrivere e vendere le sue prime storie, mandandole a vari editori, tra cui August Derleth, di cui abbiamo parlato poco prima. Nel corso degli anni Campbell e Derleth divennero ottimi amici e quest'ultimo diede preziosi consigli a Campbell sulla scrittura e su come trovare il proprio stile e svincolarsi quindi dal maestro ispiratore. L'apprendistato da scrittore di Campbell ruota quindi tutto attorno a Lovecraft. Glaghi, infatti, è un grande antico, come Cthulhu, eccetera, e compare per la prima volta nel racconto già menzionato The Inhabitant of the Lake. A quella mostruosità aliena è poi collegato un libro, Le rivelazioni di Glaghi, per l'appunto, che ricorda un po' il famosissimo Necronomicon di Lovecraft. È una sorta di equivalente o di parallelo. Nei suoi primissimi racconti Campbell usò addirittura come ambientazione il New England incubico e fittizio inventato dallo scrittore americano. August Derleth però gli suggerì di riscriverli usando una propria ambientazione, che Campbell quindi spostò in Inghilterra ricreando una Severn Valley fittizia con la città di Brichester, che è il parallelo sostanzialmente della Arkham lovecraftiana. Da notare che ovviamente in Inghilterra il fiume Severn esiste realmente. Ramsey Campbell iniziò sicuramente quindi come un imitatore di Lovecraft, uno dei tanti forse, per poi svincolarsi dal suo maestro e sviluppare un proprio stile lontanissimo da quello di Lovecraft e anche proprie tematiche. Le storie di Campbell, infatti, non si limitano ai soli miti di Cthulhu. Si va dalle storie di serial killer, come nel romanzo La faccia che deve morire, che ho nominato poco prima, a thriller psicologici come La bambola che divorò sua madre, a storie di fantasmi e case infestate come La casa a Nazareth Hill. Durante la sua carriera, Campbell ha anche trasposto su carta alcuni film horror, tra cui La sposa di Frankenstein e Solomon Kane, quest'ultimo tratto a sua volta dai racconti di Howard sull'omonimo personaggio. Uno scrittore eclettico dunque,
anche se rimane sempre nell'ambito dell'horror. Uno scrittore in Italia purtroppo poco conosciuto per vari motivi, sia perché lo sappiamo che qui in Italia la narrativa di genere non ha mai goduto di considerazione e quindi le storie, i romanzi di Campbell sono arrivati in Italia, sono stati tradotti molto a tratti, a spezzoni. Essenzialmente c'è stato un periodo in cui è stato tradotto parecchio, gli anni 90, soprattutto dalla Mondadori, per poi cadere di nuovo nell'oblio per un bel po'. Quindi le traduzioni degli anni 90 non sono mai più state ristampate, si trovano soltanto o nelle bancarelle o su eBay all'usato in generale, e recentemente, quindi negli ultimi 10-12 anni, quindi dagli anni 10 del 2000, invece è stata data una nuova attenzione a questo ottimo scrittore inglese. Peccato però che, ecco, abbiamo attualmente tradotte di nuove poche opere, 4 romanzi essenzialmente e alcuni racconti, tra cui per l'appunto il romanzo breve di cui stiamo parlando oggi. Perché dico un ottimo scrittore? Beh, perché invece Ramsey Campbell gode di una certa fama e fortuna nel mondo anglosassone, quantomeno, e ha vinto numerosi premi letterari, credo più di 20, più volte il World Fantasy Award e ancora di più ha vinto il British Fantasy Award, lo Stoker Award. Quindi è uno scrittore molto valido e interessante. Vediamo come si è sviluppata la scrittura di Campbell nel tempo. Anzitutto, ha sviluppato un suo stile personale nel corso degli anni, una prosa che strania il lettore e spesso gioca sull'ambiguità tra percezione e realtà. Lo stile di Campbell, abbiamo già accennato, non c'entra nulla con quello di Lovecraft, quindi non aspettatevi termini che vengono ripetuti quali blasfemo, abominevole, inquietante, eccetera eccetera. Ancora, Campbell parte spesso in sordina con le sue storie, limitandosi ad accumulare all'inizio piccoli dettagli fuori posto, allusioni oscure, ma quando il romanzo poi comincia ad ingranare, dalla metà in poi diciamo grosso modo, complice anche un po' una struttura simile a quella del mystery, cioè del giallo classico, il ritmo aumenta sempre di più fino all'ultima scena e il lettore resta quindi incollato alle pagine. Altra cosa notevole è che Campbell riesce a tenere il lettore incollato alle pagine senza colpirlo brutalmente con scene splatter, mostri incredibili, gore. Non cerca effetti speciali facili né scorciatoie. È molto più bravo ad inquietare il lettore che a spaventarlo con scene ad effetto. E quindi niente jump scare, non ricorre a queste bassezze. Altro punto importante, i personaggi. Spesso i personaggi di Campbell sono dei mediocri, gente comune, con tanti difetti e pochi pregi. Cosa che rende anche abbastanza difficile l'immedesimazione o il parteggiare per loro. Da notare anche qui una grande differenza con Lovecraft, perché in Lovecraft i personaggi sono a stento abbozzati, non sono ben tratteggiati, anzi. Invece Campbell è molto bravo a tratteggiare, a caratterizzare i suoi personaggi. Il punto è che sono persone comuni, non sono eroi, assolutamente. Quindi scordatevi nelle opere di Campbell il viaggio dell'eroe. Come dicevamo, non sono persone in cui immedesimarsi. Sono persone grigie, a volte insignificanti, a volte tremende, ma pur sempre dei mediocri. In effetti il protagonista
l'ultima rivelazione di Glahi, che si chiama Leonard Fairman, è un po' così, e lo vedremo meglio più avanti, parlando in maniera più dettagliata del romanzo. Un'altra cosa che Campbell aggiunge rispetto a Lovecraft sono i temi sociali e del degrado urbano. Non è l'unico della sua generazione a fare questi discorsi, negli anni 70 c'erano anche altri autori. Quindi ricorrono nelle opere di Campbell descrizioni e scenari di periferie urbane in cui ci sono rovine, edifici pericolanti, abbandonati, anche magari vestigia dei bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, quartieri degradati, slums, bassi fondi lasciati a se stessi e in cui si aggira una umanità reietta che l'autore descrive in genere con comprensione ed empatia, completamente diverso da Lovecraft quindi. Ramsey Campbell riesce con maestria a coniugare vicende soprannaturali e dettagliate ambientazioni metropolitane, ambientazioni peculiari per l'appunto. E a tal riguardo voglio citare un passo dello studioso e critico S.T. Joshi, che scrive: Campbell è il poeta dello squallore urbano e del degrado. La Brichester e la Liverpool delle storie mature di Campbell evocano non solo il rumore, la sporcizia e i pericoli della città, ma anche gli abitanti, della classe inferiore e della media, che si trovano schiacciati tra le sue onnipresenti spire. L'occhio di Campbell per il paesaggio urbano ha la stessa acutezza di quello che registra le più sfumate gradazioni del comportamento umano. Questo è il motivo per cui nelle sue pagine migliori rappresenta individui stanchi e fatiscenti come il triste ambiente che abitano. Non è il paesaggio urbano in sé, ma il suo effetto su chi lo abita che rende molte descrizioni di Campbell così deprimenti. E questo è un punto fondamentale che riguarda in pieno anche l'ultima rivelazione di Glahi. Quindi proprio questa chiave che, ripeto, non è il paesaggio urbano in sé, ma il suo effetto su chi lo abita, che rende molte descrizioni di Campbell così deprimenti e che innesca in qualche modo poi anche una situazione orrorifica. Tutti questi elementi di cui ho parlato sono presenti ovviamente nell'ultima rivelazione di Glahi. Ovviamente va detto che nelle opere giovanili di Campbell questi temi ancora non ci sono, arriveranno nel corso degli anni, quindi nel corso dei 50 anni abbondanti di carriera da scrittore di Campbell. Negli anni 10 di questo secolo Campbell torna quindi sul luogo del delitto, per così dire, riprendendo a scrivere storie sui miti di Cthulhu che a un certo punto lui aveva abbandonato per dedicarsi ad altri temi dell'horror. Ora però, quando ritorna sulle storie dei miti, è uno scrittore affermato e maturo e, a suo dire, è ritornato su questo tipo di storie perché vuole scrivere una storia lovecraftiana pienamente riuscita. E secondo me l'ultima rivelazione di Glahi lo è. Parliamo un po' meglio del romanzo a questo punto. L'ambiente e il viscido che ricorrono in questa storia richiamano chiaramente il racconto di Lovecraft, La maschera di Innsmouth. Se non l'avete letto, vi consiglio di farlo perché è una gran bella storia horror. Comunque non serve conoscere La maschera di Innsmouth per leggere l'ultima rivelazione di Glahi. Non c'è nessun rimando o citazione o continuità di sorta. Il protagonista di questo romanzo breve è Leonard Fairman, archivista presso l'Università di Brichester, questa cittadina fittizia inventata da Campbell. Il brano in apertura, peraltro, è una nota
che Fairman scrive al suo capo come resoconto riguardo a questi volumi terribili che sono le rivelazioni di Glahi. La storia è ambientata ai giorni nostri e si svolge nella cittadina costiera di Galshaw, anch'essa immaginaria, dove Fairman si reca a recuperare i vari volumi che compongono una rarissima opera sull'occulto, appunto le rivelazioni di Glahi. Se vi aspettate orride avventure con stregoni, sette segrete e cultisti folli, rimarrete delusi. Fairman compie un banale viaggio di lavoro per conto della biblioteca dell'università e la cittadinanza di Galshaw vuole consegnare all'università di Bricester i preziosi volumi di propria spontanea volontà. Quindi apparentemente non c'è nessun mistero sinistro dietro a il viaggio di Fairman. Da notare che Fairman stesso non è un occultista né un investigatore dell'occulto, è un semplice e mediocre impiegato alle prese più con le preoccupazioni del quotidiano che con l'eventualità di orrori innominabili contenuti in antichi tomi e che si possono scatenare leggendo le pagine di questi libri. Oh, intendiamoci, le rivelazioni di Glahi hanno qualcosa di inquietante, si capisce durante la lettura, ma è un qualcosa che si fa strada lentamente nella testa del protagonista e forse, e il lettore è sempre lasciato nel dubbio dall'abile Campbell, le cose strane che Fairman inizia a vedere a Galshaw con il passare dei giorni sono da imputare all'insonnia e al troppo tempo passato a leggere quei volumi. Già, dunque, Fairman finisce per passare più giorni a Galshaw, non che lui lo voglia, anzi, ha una certa fretta di tornare a Bricester, perché il suo capo non ha intenzione di pagargli un solo giorno di trasferta in più, oltre a quello concordato. Gli altri gli verranno inesorabilmente decurtati dalle poche ferie che Leonard ha e che lui magari vorrebbe spendere con una donna. Quindi, come vedete, ciò di cui Fairman si preoccupa sono questioni molto pratiche, spicce, da impiegato. Il fatto però è che i volumi che compongono le rivelazioni di Glahi non sono tutti in mano alla stessa persona, bensì sono sparsi tra vari cittadini di Galshaw che Leonard deve incontrare in un preciso ordine, non si sa bene perché, e secondo i tempi dei flemmatici custodi di tali volumi. Fairman ha quindi tempo in abbondanza per farsi un giro tra le poche e squallide attrazioni di Galshaw, che almeno apparentemente ha la nomea di essere una mena località balneare per le vacanze estive, ma finita la bella stagione sembra poi trasformarsi in un nebbioso mortorio che richiama più Silent Hill che un posto di villeggiatura. Eppure il cartello all'ingresso della cittadina recita «Benvenuti a Galshaw, molto oltre il mare». In tutto il romanzo Campbell gioca parecchio su questo motto, sfruttando il fatto che in inglese «sì mare» e «sì vedere» hanno la stessa pronuncia. La Galshaw che Fairman si trova davanti è grigia, senza la vivacità dei turisti, una sonnacchiosa e umida cittadina, molto umida. Un posto amorfo con abitanti altrettanto amorfi e che lentamente sembra risucchiarlo. E qui torniamo al tema di cui parlava St. Yoshi. Non è tanto il posto in sé, ma è l'effetto del posto sulle persone ad essere tremendo, a costituire veramente una specie di pantano umano e sociale che invischia e intrappola le persone. Campbell ci descrive quindi una realtà umana molto concreta e tutt'altro che immaginaria, pur essendo Galshaw immaginaria. E alcuni di noi possono benissimo vivere o aver vissuto una simile realtà urbana e umana. Campbell ci parla di luoghi scialbi e grigi che
quindi finiscono per rendere tale anche chi li abita. Un'ultima parola sul finale, di cui non vi dico nulla, ovviamente, ma è una vera sorpresa, specie per chi ha letto e conosce Lovecraft. Qui, nell'ultima rivelazione di Clachy, il finale non potrebbe essere più diverso da quello tipico dei racconti lovecraftiani, che usualmente terminano con delirio, orrore, pazzia o morte, o tutte queste cose messe insieme. Qualche parola merita anche l'edizione di questo romanzo, che è molto curata, corredata da note e da un ottimo ed esteso apparato critico, con una lunga prefazione ed un'altrettanto estesa postfazione, in cui si parla in maniera abbastanza approfondita dell'autore e di altre sue opere. Va detto peraltro che nella prefazione specialmente ci si dilunga su qualche romanzo di Campbell che non è proprio facile da trovare se non all'usato. Sono opere importanti, d'accordo, però diciamo che questo discorso potrebbe rimanere un po' campato in aria per chi non approfondisce l'autore. Comunque l'apparato critico è meritevole e ben venga che sia stato fatto un simile lavoro per un autore così interessante. Ed è anche notevole che finalmente si facciano edizioni curate anche per libri che appartengono alla narrativa di genere, che, come ho già detto, è sempre classificata come immondizia qui in Italia e quindi non degna di edizioni decenti né di essere letta. Un ottimo lavoro quindi della Hypnos Edizioni, che è la casa editrice che ha tradotto e pubblicato l'ultima rivelazione di Clachy in Italia. Per concludere, un breve cenno alla filmografia nata dalle opere di Campbell. Dal libro di cui abbiamo parlato oggi non è stato tratto nessun film. In generale, dai romanzi di Campbell, 34, e dai suoi vari racconti, sono stati tratti solamente 3 film, tutti spagnoli, 2 dei quali diretti da Balagueró, un regista horror famoso essenzialmente per i vari Rec e Fragile. Da notare quindi che non c'è nessun adattamento hollywoodiano. Spieghiamo un po' perché. Allora, i romanzi di Campbell si prestano poco per le trasposizioni in generale e ancor più per quelle hollywoodiane. La causa è fondamentalmente da ricercare nei personaggi, credo. Come abbiamo visto, sono dei mediocri, con tanti difetti e pochi pregi. Non sono degli eroi. Non c'è immedesimazione nei personaggi di Campbell, che in alcuni casi sono piuttosto peculiari. L'immedesimazione nell'eroe, nel protagonista, però, è un po' la base dei film di Hollywood. Quindi capite bene che difficilmente, credo, vedremo un adattamento americano delle pur meritevoli e interessanti opere di Campbell. Un discorso analogo si potrebbe certo fare per le storie di Lovecraft, ma di questo parleremo meglio in un altro episodio, anche perché su Lovecraft magari ci hanno insistito di più, qualche adattamento l'hanno fatto, ma comunque i risultati sono stati pessimi, se non in un caso, ma questo lo rimandiamo ad un altro episodio.